bentornati! Buongiorno! Ciao! Auguri! Ale, è passata la Pasqua! Oggi parliamo di moda ecosostenibile. Ho visto che l'ultimo video che ho fatto sui vestiti vi è piaciuto molto e in quel caso parlavo di haul second hand, li ho provati anche, quindi se vi interessa, se non l'avete visto, vi lascio il link qua sopra. Oggi invece non parliamo di vestiti di seconda mano, non parliamo propriamente neanche di vestiti ma di accessori. Procediamo. Oggi parliamo di uno zainetto, sacca, chiamatelo come vi pare. Ve lo faccio vedere subito. Questa è la trama, questo è il colore, questi sono i disegni, sono dei fiori, è un po' hippie ed è una sacca di quelle che si possono chiudere, poi ve le portate dietro le spalle così. C'è ancora l'etichetta. Scusate. E adesso vi spiego. Parliamo prima di lei perché sono veramente entusiasta di questa azienda. Questo è il marchio di questa sacca che adesso vi vado a spiegare. Si chiama Progetto Quid. Qui c'è anche tutta la sua cartolina che spiega. Oh, questo lo mette a poco, meno male. Parliamo di lei. Allora, questa azienda nasce a Verona e cioè io non so come spiegarvi la qualità di questo tessuto, a parte che è doppio qua ovviamente, ma anche qua, anche se non è doppio, è elasticizzato e già mi piace, si vede? Ok, sì. Poi è spesso, c'è un'altra azienda che fa queste sacche che è molto famosa tra i giovani soprattutto, che sono quelle di Scout, parliamone. Tra questa e quella di Scout c'è una differenza, cioè proprio da così a così, ok? Questa qui è fatta con materiali di recupero e adesso vi spiego che cosa significa, perché intanto è fatto a mano. Il progetto riguarda soprattutto delle donne. Qua vi spiega, i capi Quid sono realizzati da donne con un passato di fragilità. Già il fatto che siano donne mi piace un bel po'. Passato di fragilità può voler dire qualunque cosa, che adesso hanno bisogno di qualcosa per riuscire a superare i problemi che hanno avuto in generale. Io ho proprio visto un video che penso sia sul loro sito ufficiale che fa vedere queste donne che lavorano. C'era una ragazza in particolare che mi è rimasta impressa, che lei diceva: io ho delle disabilità, non riesco a trovare un lavoro, non so come fare e non posso fare molti tipi di lavori. Quando mi si è presentato il progetto Quid davanti non me lo sono fatta scappare e questa è la mia vita, io sono contentissima di fare questo lavoro e mi dà proprio gioia. Questa è una, ma ce ne sono tante, perché ci sono tante interviste, ragazzi, si vede i ragazzi che lavorano a mano, prendono, fanno i progetti, cioè è bellissimo, è veramente una realtà fantastica. Poi un'altra roba dice che ciascun capo Quid è una creazione unica e fa parte di una collezione limitata di design made in Italy. E questo si vede che è fatto con passione. Allora, io nel video dei vestiti usati vi parlavo di questo, parlavo di etica anche. Cioè si vede proprio come lo prendete in mano, si vede che è fatto bene. Io adesso non so come mostrarvelo, cioè anche le cuciture sono perfette, la stampa, non vedete che non è magari cucita male, che la stampa veniva sbagliata. La stampa è fatta in una maniera esemplare, il tessuto è bello, non c'è un filo fuori posto. Penso che questa mi resisterà per degli anni. Ci sono tutti i contatti su Instagram, Progetto Quid si chiama, su Facebook Progetto Quid, Quid Progetto Quid. Su Twitter si chiama Progetto Quid, quindi non penso, cioè dovete seguirli secondo me. Sono bellissimi, non ci sono solo borse, anzi soprattutto ci sono dei capi da vestire, giacche, pantaloni, queste cose qui. Su Instagram ogni giorno fanno vedere una collezione diversa, anche nelle storie, perché io li seguo sempre, mi piacciono da morire. I capi Quid nascono da tessuti di altissima qualità e si sente con mano e si vede con occhi, recuperati attraverso una rete di
marchi partner selezionati con l'obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi. In che senso? Ve lo spiego io, ci sono qua apposta. Allora, questo molto probabilmente è un tessuto che un marchio famoso e conosciuto, non so quale, probabilmente questo deriva da degli scarti che quel marchio faceva, cioè della stoffa che loro hanno tagliato per usare, ci hanno fatto dei capi e poi l'avrebbero buttato. Invece è arrivato in aiuto progetto Quid, l'ha preso e l'ha utilizzato questo scarto poi, cioè sono pezzi di stoffa che sono avanzati e l'hanno usato per creare altre cose che magari fossero più piccole, magari questi, che ne so, potevano essere dei pantaloni firmati. E magari non era abbastanza stoffa per creare un altro pantalone, quindi cosa hanno detto? Va bene, noi abbiamo questi ritagli che non sappiamo come usare, ve li regaliamo e voi li usate per fare quello che vi pare. Loro, si vede che ce n'era poca, l'hanno usato per fare una sacca. Tra l'altro questi sono fatti a mano, uno per uno, infatti qua parla di artigianalità. Anche questo è un progetto che io sostengo tantissimo, cioè mi piace proprio l'idea e lo voglio promuovere anch'io singolarmente perché è una roba fantastica. Se vi piacciono queste cose, se vi piacciono questi progetti, se vi interessano, informatevi, perché vi ho detto, le realtà sono poche, sono piccole, sono poche ma stanno crescendo, ok? Quindi cioè si stanno evolvendo. Anche le stesse aziende che noi conosciamo già stanno cercando di entrare in questo mondo perché hanno capito che finalmente noi consumatori stiamo diventando un po' più consapevoli. Io per prima, perché io prima non le conoscevo queste realtà e pensavo quello che costava meno, ok, o quello che mi piaceva lo prendevo e basta. Spero che arriveranno tanti video di questi tipi di capi, accessori, scarpe, chi più ne ha più ne metta. E anzi, ce n'è uno che mi sta arrivando perché l'ho comprato, ne parlerò in un prossimo video e quindi stay tuned. Non sto cercando di non fare un video ogni settimana con lo stesso tema per non annoiarvi, infatti più avanti arriverà un video sulle piante e c'ho ancora i capelli lunghi perché l'ho fatto prima ma lo vedrete dopo, e invece questo l'ho fatto dopo perché mi sono tagliati i capelli ma lo vedrete prima, quindi è tutta una roba strana, però voi non vi preoccupate, anzi probabilmente vedrete anche dei prossimi video con i miei capelli che hanno un altro colore, non vi dico quale. Direi che il video può finire qui perché ci stiamo dilungando e io sono logorroica. Buona giornata, alla prossima, ci vediamo, vi mando un bacio, ciao ciao!